La Sicura Time con Giulia 40 Provenzano per la web radio senza barcode ogni mercoledì ore 21. Uno spazio dedicato all'assicurativo, un settore avente quale focus la tutela dell'interlocutore. Approfondiremo cosa significa e come le assicurazioni possono dimostrarsi partner di vita delle persone attraverso l'analisi di contesti di mercato sociali, storici ed attuali e l'esplicitazione dei principali termini utilizzati, oltre a fornire alcuni spunti di riflessione a 360 gradi. Dopo aver in parte già affrontato il tema del risarcimento dei sinistri accaduti all'estero, derivanti dalla circolazione di veicoli, e il ruolo dell'UCI nel risarcimento di quelli causati in Italia da veicoli con targa estera e di alcuni di quelli subiti fuori dalla Repubblica da veicoli italiani, adesso tratteremo della nuova banca dei sinistri e della media conciliazione obbligatoria, sempre in riferimento alla detta RC Auto. L'articolo 135 del codice delle assicurazioni prevede l'istituzione presso l'IVASS di una banca dati dei sinistri finalizzata a prevenire e contrastare le frodi nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC Auto, mediante la raccolta dei dati relativi ai sinistri che coinvolgono i veicoli immatricolati in Italia. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 con regolamento adottato dall'IVASS 23/2016. Sempre le imprese di cui al comma 1 devono dunque dare comunicazione dei dati relativi a ciascun sinistro in via telematica entro 7 giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia. I dati relativi alle imprese assicuratrici che operano nel territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS alle rispettive autorità di vigilanza degli stati membri interessati. I dati dovranno essere registrati nella banca sinistri per 5 anni dalla data di definizione di ciascun sinistro. Per quanto riguarda la media conciliazione obbligatoria, il decreto legge 69/2013, convertito in legge 98/2013, stabilisce che per molte cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l'accordo non si raggiunge si andrà in tribunale. Quindi le materie per le quali è obbligatoria la conciliazione sono le liti relative a diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi e quelli bancari e finanziari, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. Le materie volontarie per le quali è prevista la facoltà della conciliazione, invece, sono il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, le controversie di natura patrimoniale fra i coniugi, le controversie relative a società ed associazioni in partecipazione o riconosciute e non riconosciute, ma pur rapporti interni a fondazioni e contratti fra le imprese, le controversie relative ai contratti in tema di proprietà industriale, i contratti di vendita e somministrazione e distribuzione, agenzia, trasporto, deposito, eccetera, le prestazioni d'opera e servizi, i contratti di appalto e subappalto. Il ruolo del mediatore nella media conciliazione obbligatoria è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia e non quello di arbitrato. Non deve stabilire, cioè, di chi il torto e di chi la ragione, ma trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i contendenti, ambo due le parti, che dovranno stabilire i contenuti dell'accordo con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili.
Se si raggiunge un accordo tra le parti, la procedura si conclude e il verbale di accordo può essere omologato dal tribunale. Se non si raggiunge un accordo, si ha il diritto di ricorrere al tribunale. Per favorire la mediazione è previsto anche un incentivo fiscale. Passando adesso in ultimo alle novità introdotte dalla legge 2403-2012, numero 27, sulle liberalizzazioni, all'articolo 29 introduce il criterio dell'efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto, prevedendo che i costi e le eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie stesse e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. Si mira a privilegiare la riparazione del veicolo presso le officine convenzionate con le compagnie assicurative ed evitare speculazioni. La legge 2403-2012, numero 27, articolo 30, proprio sulla repressione delle imposture, prevede l'obbligo a carico delle imprese assicuratrici di trasmettere a cadenza annuale una relazione all'IVASS recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali e le misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le dette frodi. Inoltre, in attuazione di quanto disposto, è stato emanato il DM 0908-2013, numero 110, che dispone che il processo di dematerializzazione si conclude entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvalendosi dei dati forniti dalle compagnie di assicurazione, prepara un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC Auto e comunica ai rispettivi proprietari le conseguenze previste nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione. La violazione dell'obbligo di assicurazione RC Auto può essere rilevata dando l'informazione ai proprietari anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada e apparecchiature per l'accesso nelle zone a traffico limitato. Con la legge 2403-2012, numero 27, articolo 31, sul contrasto della contraffazione dei contrassegni assicurativi, è il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'IVASS, al fine appunto di contrastare la falsificazione dei contrassegni assicurativi, che ha previsto la dematerializzazione e la sostituzione dei già nominati contrassegni con sistemi elettronici o telematici che consentano un controllo a distanza. La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale, e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria Sei Senza Barcode per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu@senzabarcode.it o chiamami al numero 351 750 7873. Senza barcode, per gente non omologabile.
Go2Fly. L'articolo 32 della legge 2403-2012, numero 27, ha stabilito che le compagnie possano richiedere a chi presenta la proposta per l'assicurazione RC Auto di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione prima della stipula del contratto. Ciò comporta una riduzione sulle tariffe stabilite, come altresì consente una riduzione del premio da pagare, l'installazione di meccanismi elettronici a carico delle compagnie a registrare l'attività del veicolo con la scatola nera. In caso di sinistro, per la visita del perito, l'auto deve essere messa a disposizione per 5 giorni lavorativi consecutivi dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore e soltanto dopo può essere riparata. Se invece la riparazione viene fatta prima del termine e dell'ispezione del perito, la compagnia pagherà i danni solamente se documentata da fattura. La compagnia può non fare alcuna offerta di risarcimento nel caso di sospetto di truffa che deriva dalla consultazione delle banche dati o da altri parametri significativi. La legge 2403-2012, numero 27, articolo 32,3, determina che qualora si verifichi un sinistro, nel modello della denuncia siano indicati il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate disponibili per l'ispezione. La legge 2403-2012, numero 27, articolo 32,3 bis, permette il potenziamento della banca dati sinistri presso l'IVAS istituendo la banca dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati e una diversa disciplina di accesso alle informazioni fissate dall'istituto di vigilanza. Con il comma 3 ter e 3 quater si esclude il riconoscimento del danno biologico permanente per lesioni lievi non accertabili strumentalmente o con oggettività colpo della frusta, prevedendo pertanto che tali lesioni non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Questo danno potrà essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti accertata la lesione. Ed ancora la legge 2403-2012, numero 27, articolo 33, prevede per i periti medici responsabilità penali, disciplinari quali la radiazione dall'albo e il licenziamento per i pubblici dipendenti e civili come l'obbligo di risarcimento danno che scatteranno per la falsa attestazione di uno stato di invalidità conseguente a incidente stradale. È prevista una sanzione per i periti assicurativi che accertino e stimino falsamente danno a cose e conseguenti a sinistri con obbligo di risarcimento per l'assicurazione. La frode assicurativa dei periti e dei medici è punita con la reclusione da 1 a 5 anni con multa da 400 euro a 1600 euro. In virtù dell'articolo 34 bis della legge 2403-2012, numero 27, le polizze con formula bonus malus devono indicare già la stipula di quanto si abbasserà il premio da pagare anno per anno se non si causeranno sinistri. Riduzione che dovrà essere quantificata in relazione alla classe di merito di appartenenza e dovrà essere indicata in termini percentuali nel contratto. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l'irrogazione di una sanzione da parte dell'ISVAP da 1.000 euro a 50.000 euro. Con l'articolo 34 ter, le compagnie, in caso di furto o incendio del veicolo, non potranno più ritardare il risarcimento nell'attesa che il derubato presenti il certificato di chiusa inchiesta. In conclusione, con il decreto legge 179-2012, convertito in legge numero 221-2012,
per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi, l'IVASS ha costituito un archivio informatico integrato ed inoltre è tenuta ad analizzare, elaborare e valutare le informazioni disunte dall'archivio al fine di individuare i casi di sospetta frode, richiedere informazioni e documentazione alle imprese e agli intermediari assicurativi, segnalare alle imprese di assicurazione e all'autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito di questa attività di analisi dei dati dell'archivio, fornire collaborazione alle imprese di assicurazione e all'autorità giudiziaria al fine dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle truffe, promuovere iniziative per prevenire le frodi, elaborare una relazione annuale sull'attività svolta. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati. L'archivio informatico integrato è connesso con la banca dati degli attestati di rischio, con la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e danneggiati, con il pubblico registro automobilistico, con i dati a disposizione della Consalt per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'UCI, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private. Con questo anche per oggi io ho terminato il nostro appuntamento, però vi invito a seguirmi anche il prossimo mercoledì sempre ore 21 sull'AssicuraTime, solo per Web Radio senza barcode. Nuovamente buona serata a tutti. L'AssicuraTime con Giulia 40 Provenzano per la web radio senza barcode ogni mercoledì ore 21. Uno spazio dedicato all'assicurativo, un settore avente quale focus la tutela dell'interlocutore. Approfondiremo cosa significa e come le assicurazioni possono dimostrarsi partner di vita delle persone attraverso l'analisi di contesti di mercato sociali, storici ed attuali e l'esplicitazione dei principali termini utilizzati, oltre a fornire alcuni spunti di riflessione a 360 gradi.